trattore atomico. Vatra Shatman, ti via sa ste rob. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. No, non mi prendete in giro, sono sempre Yamaha, adesso sei diventato Yamaha. No, non sono diventato Yamaha. Però ho avuto l'occasione di provare questa Yamaha 450 e qui di ciccia mi sa che ce n'è veramente tanta. Quindi io direi di perdersi in poche chiacchiere e di andare dritti in pista perché qui i cavalli scalpitano. Let's go into the track. Quattro e mezzo 2020, un trattore atomico. Il ragazzo che me l'ha data mi ha detto: mi raccomando, usala con parsimonia perché il motore è veramente infinito. Qui è stata fatta anche una mappatura diversa, in pratica mi ha detto che è stata fatta tipo una mappa da enduro, cioè sotto, che sia più dolce, perché ha detto se no era veramente devastante. Aveva una coppia, ti dava una botta che ti allungava le braccia di mezzo metro. E comunque per me è troppo lo stesso. Si sente purtroppo che ha molta inerzia, ma quello qualsiasi 4,5 non è questa. In più oggi la pista è abbastanza tostina. Anche lui purtroppo c'è questa sella che è veramente dura. Però ha una potenza, mamma mia. Mostruosa, sono tutto in terza, non metto mai la seconda. Il Carmignano lo sa che salite ci sono. E viene su con una facilità mostruosa. Le sospensioni sono abbastanza rigide, sia la forca che il mono, anche se lui va molto molto più forte di me. Comunque la forca e il mono sono originali, ma qui, come ripeto, qui la roba più spaventosa è il motore. Ha una coppia devastante. Questa sella io la odio, troppo dura.
come un nonno. Ma volutamente. Perché qui il Whisky Throttle è dietro l'angolo. Qui è una minima apertura del gas. Ci fa 6 giri, ci fa. Mi ha messo veramente in difficoltà. La pista non aiuta perché è tosta oggi, ma sto 4,5 veramente devastante. Quattro settimane ci via sa ste roba. No, no, adesso. D***o. Per me è troppo. Va forte. Va forte un bel po'. No, quelli non va forte. No, no, se va forte un bel po'. Quelli non va forte. Sì, questa Yamaha è stata molto, molto impegnativa. Il 4,5 è veramente tosto. Ne avevo provati altri. Però qui a Fermignano il 4,5 è veramente tanta roba. Sinceramente l'ho trovato un po' troppo difficile per me. Forse non è nemmeno nelle mie corde, sia per la mia preparazione fisica, sia per come guido. Però mi ha messo in difficoltà. Anche se magari sulla bilancia il peso tra il 2,5 e il 4,5 è veramente poco. In gioco ci sono delle masse, delle inerzie molto più grandi rispetto al 2,5. E quindi anche in entrata di curva o quando rilasci il gas è un pochino pachidermica. Pachidermica. Passatemi il termine. Comunque i cavalli qui ce ne sono veramente una marea. Seppure lui ha fatto fare una mappatura che hanno chiamato da enduro, quindi è molto più dolce al gas rispetto alla mappatura originale. Quindi non oso immaginare come sia la mappatura originale. Per il motore è veramente infinito, cioè di sotto nel salitone ho provato a aprire tutta palla fino in cima, cioè si arriva proprio in un nanosecondo, pum, ti spara su e arrivi in alto. Però effettivamente fisicamente mi ha sdrenato, ecco, ho girato più piano, ho fatto più fatica, però con questo non voglio dire che è una brutta moto, voglio solo dire che per la mia preparazione, per come sono io, diciamo che non mi è piaciuta, però sicuramente è molto valida, lui va molto forte e quindi io tra virgolette non faccio testo, però in questi test io vi riporto la mia opinione personale e la mia esperienza, più che i dati, perché i dati li potete trovare dappertutto, invece le esperienze e le emozioni sono più difficili da trovare e anche da trasmettere. Detto questo ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa moto, questo test, questo 4,5 vi è piaciuto. Il tastino iscriviti per rimanere connessi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!